Come molti sport, anche lo steel guard a tennis tavolo nasce come gioco di svago. Da una squadretta creata nel 1977 per far divertire i ragazzi all'oratorio, si è giunti all'attuale steel guard a Castelgofredo, che grazie all'impegno e al duro lavoro conquista ben 13 scudetti di campione d'Italia femminile a squadre, 4 scudetti di campione d'Italia maschile, 2 Champions League e centinaia di titoli individuali. Tutti questi successi sono condivisi con Steril Garda, che dal 2001 è main sponsor della società. È da tanti anni che Steril Garda segue questa realtà, una realtà importante. Abbiamo vinto molti scudetti, sia maschili che femminili, abbiamo vinto una Coppa dei Campioni. Quest'anno ci aspetta un campionato molto difficile perché anche le altre squadre si sono rafforzate parecchio. Noi abbiamo puntato specialmente sui giovani e quest'anno sono molto fiducioso. La stagione 2010 si è conclusa in trionfo e con l'avvento del nuovo campionato la squadra si rinnova. Nuovi atleti perché è ora di rinnovarsi, è ora di cambiare, abbiamo avuto tanti successi, adesso speriamo appunto di ripartire un po' dall'inizio, da capo con nuove persone, con nuovi atleti per riarrivare dove abbiamo già fatto e fare anche di meglio. Il tennis tavolo è uno sport che sta acquisendo sempre più tesseramenti, ma il ping pong amatoriale non deve essere trascurato. Sì, sono alcuni anni che stiamo avendo veramente grande successo, non solo in termini di visibilità, che finalmente abbiamo settimanalmente riprese TV sulla Rai, ma quello che è importante è molti tesserati che ogni anno aumentano e tanti giovani, questo per noi è un aspetto fondamentale. Trascuriamo un po' l'aspetto amatoriale perché in Italia ci sono più di 2 milioni di persone che giocano a ping pong e noi purtroppo molto spesso trascuriamo questo aspetto, ma finalmente dobbiamo cercare di prenderlo in mano perché veramente sono numeri molto importanti.